protagonista di oggi, oltre al vento un po' fastidioso, BMW serie 4. Però se siete d'accordo, prima di entrare nel dettaglio, fare un po' di chiarezza su quello che è la genesi di questa vettura. Nasce nel 2013 per arrivare alla seconda generazione, quella che vedete oggi, che ha debuttato nel 2020. In sostanza, serie 4 prende il posto di quella che era la versione coupé della serie 3, che debuttò ormai nel lontano 1990. Oggi serie 4 è presentata in tre versioni: la versione coupé, la versione cabrio e la versione grand coupé, ovvero con quattro portiere. La versione che proviamo oggi, la 420D, nell'allestimento M Sport, quindi la versione più piccola tra le diesel, però vi garantisco già in grado di regalarci tanta soddisfazione e tanto piacere di guida. Ma la rivoluzione maggiore arriva dal design, dall'estetica, che non solo rivoluziona questa vettura, ma vuole assumere un ruolo di precursore anche per tutto quello che riguarda il family feeling del resto della gamma. Protagonista, come potete immaginare assoluto, è il nuovo doppio rene frontale che caratterizza da sempre le BMW, ma in questo caso lo vediamo con dimensioni davvero molto generose. Il resto della silhouette della vettura è davvero molto lineare, di grande classe, di grande eleganza, e questo nonostante la vettura rispetto alla versione precedente sia aumentata in altezza di solo 6 mm, ma comunque è aumentata. Aumentano tutte le altre dimensioni, tutte le altre misure, la lunghezza di ben 12,8 cm, quasi 13 cm sono davvero tanto, aumenta la larghezza, ma aumenta anche soprattutto il passo, e questo a beneficio dell'handling che poi andremo a vedere assieme. Motorizzazione, abbiamo detto 420, quindi un 2000 diesel da 190 cavalli. In questo caso si tratta di un mild hybrid, è certamente un ibrido leggero, però gode di tutti i vantaggi che può godere un ibrido, quindi possibilità di muoversi liberamente in zone a traffico limitato e via dicendo. Bene, erogazione della potenza fluida da il massimo soprattutto ai bassi regimi, e in questo caso viene in aiuto appunto il mild hybrid, ovvero un booster da 11 cavalli che aiuta a spingere soprattutto ai bassi regimi, soprattutto in fase di ripresa, quindi rende tutto ancora più divertente, perché guidare questa vettura è davvero divertente. L'erogazione non è diciamo così un fulmine, anche se va detto nella modalità sport ovviamente tutto rimane molto più reattivo e più divertente, comprese le sospensioni. L'assetto davvero molto importante di questa vettura, un assetto M Sport che dà tante soddisfazioni, ed è forse l'aspetto che più mi ha colpito. Perché è un assetto davvero ben tarato, assolutamente ben equilibrato, rigido quanto basta, ma non troppo, nel senso che mantiene un alto grado di comfort la vettura. E poi il piacere però lo si ottiene tutto in situazioni come questa, ovvero nel misto, nel cambi improvvisi di direzione, nei tornanti, dove guidare è veramente un piacere. Rollio ridotto assolutamente al minimo, e qui viene fuori tutta l'anima sportiva di questa vettura. Aiutano anche aspetti così sensazionali come il volante con questa corona molto spessa, che contribuisce anche questa a dare appunto questo spirito di sportività in più. Altra nota estremamente positiva arriva dal cambio. Si tratta di un Steptronic a 8 rapporti, non esiste il cambio manuale su nessuna versione, su nessuna motorizzazione. Questa è una scelta di BMW, io non ne sento la mancanza, anche se qualche spirito, qualche cuore sportivo potrebbe lamentarne appunto l'assenza del cambio manuale. In realtà è molto divertente, molto reattivo, specie se si usano i paddle al volante, e qui il divertimento e il piacere di guida davvero lo troviamo ai massimi termini. Per concludere, mi sento di dire che questa vettura, la serie 4 420
D è l'auto ideale per chi vuole una coupé estremamente elegante, dal design impattante, ma non particolarmente sportiva, non eccessivamente impegnativa dal punto di vista della guida. Che cosa ci è piaciuto? A parte gli interni particolarmente curati, però naturalmente questa è una caratteristica di tutta la gamma BMW, ci è piaciuto molto l'handling tra le curve, assolutamente fantastica e divertente da guidare. Ci è piaciuta molto l'erogazione della potenza e la comodità di questa vettura. Dopo un lungo tragitto, un lungo viaggio, si scende assolutamente comodi e riposati. Il prezzo di questa versione M Sport è di 57.750 euro.